Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi la mia esperienza con l'inglese e come ho imparato questa lingua. Resta con me. L'inglese oggi nel 2020, che sia per business, che sia per viaggio o semplicemente per cultura personale, è indispensabile. Non pensare nemmeno a iniziare un qualsiasi tipo di attività online senza conoscere l'inglese. Certo, potresti, ma resteresti limitato nel paese di 68 milioni di abitanti che è l'Italia. Quanto invece potresti espanderti a ben circa 4 miliardi di persone che oggi usano internet, quindi puoi benissimo capire quanto sia limitante non operare in inglese e non parlarlo, soprattutto perché in inglese puoi trovare le informazioni migliori, puoi trovare i fornitori migliori, puoi parlare con persone, formatori, chiedere informazioni, partecipare ai forum di interesse, vedere video formativi. Davvero, ci sono almeno 100 motivi per cui bisogna imparare l'inglese oggi. Io non sapevo parlare inglese fino a qualche anno fa, fino a un paio di anni fa. Ho solo di recente imparato a parlarlo. Recente, non è proprio recente, saranno ormai 3 anni che lo uso quasi quotidianamente. E siccome è stata una sfida davvero complessa per me, come vedo che lo è un po' per tutti quanti, perché in Italia c'è una scarsa cultura sull'insegnamento delle lingue e su come dovrebbero essere imparate. Ho passato anni tentando di imparare l'inglese senza ottenere risultati. L'unica cosa che facevo era stare a studiare su libri come questo, English al lavoro. Comunque un bravo insegnante, John Peter Sloan, ha fatto anche bei video. Niente da dire sul metodo di imparare l'inglese, però non è abbastanza. O peggio ancora, questi. Tutti li abbiamo già visti, sono i classici mattoni di grammatica che ti insegnano a scuola. E passavo letteralmente ore e giornate su questi libri, convinto di studiare inglese, di stavo imparando inglese senza ottenere risultati. La verità è che mi mettevo davanti a un video, mi ascoltavo una canzone, mi vedevo un film, cercavo di parlare con qualcuno, con qualche straniero, e non riuscivo totalmente a comunicare, o comunicavo malissimo, quindi c'era qualcosa che non andava. Come ho risolto? Innanzitutto dobbiamo un attimo capire cos'è imparare una nuova lingua. Molti pensano che imparare una nuova lingua sia un'estensione della conoscenza che già abbiamo della nostra lingua madre, quindi io so parlare italiano, devo imparare a parlare inglese, devo imparare come tradurre o trasformare la mia lingua italiana in inglese. Ed è un po' quello che succede nella scuola, all'università o alle medie, alle elementari, alle superiori, diciamo ovunque ti insegnano questo modo di tradurre, di parlare inglese o altre lingue, ma è un approccio alla base sbagliato. Dobbiamo un attimo, a rigor di logica, tornare a quando eravamo bambini, quando non sapevamo parlare, perché chiunque nasce senza linguaggio, o meglio, nasciamo con un solo linguaggio, che è quello base, che è il linguaggio del pianto. Questo sarebbe il nostro primo linguaggio, ok? Noi comunichiamo appena nati con il pianto. È un linguaggio molto basico. Poi abbiamo un linguaggio sempre naturale, che è intrinseco, che è quello dei segni, o meglio dire, non dei segni, scusate, del linguaggio corporeo, quindi comunichiamo con il nostro corpo continuamente, e ancora oggi è alla base del nostro linguaggio, quindi quando io sto parlando ora, sto comunicando in due modi, sia con il mio linguaggio verbale e sia con il mio linguaggio non verbale. Il linguaggio non verbale è comunque sempre molto più importante, perché inconsciamente noi siamo portati a guardare le altre persone in modo inconscio su come si comportano col loro corpo. Io posso dire le parole più convincenti al mondo, ma se il mio corpo mostra il contrario, tu non mi crederai mai. Questo è importante da capire. Ma tornando appunto, magari farò un video dedicato a questo tipo di linguaggio. Eravamo tornati a quando eravamo bambini per spiegarti un concetto. Noi nasciamo e cresciamo senza conoscere la lingua, non sappiamo né l'italiano né un'altra lingua. Se tu vai a prendere un bambino che ancora non sa parlare di 1 anno, 2 anni, 3 anni e gli dici ok, inizia a parlare italiano, tieni, parla italiano. Ragazzi, quel bambino imparerà a parlare italiano? A parte che il bambino ancora non sa leggere. Però è quello che succede a scuola. Noi arriviamo a scuola, arriva l'insegnante di inglese e ci dà il libro. Parla
parla inglese, studia inglese. È un approccio totalmente opposto a quello che abbiamo da bambini, però da bambini riusciamo a imparare la nostra lingua madre. Perché? Perché noi prima di leggere, prima di imparare la grammatica in una lingua, quando siamo bambini, cominciamo ascoltando gli altri che parlano questa lingua, che è nel nostro caso italiano. Assimiliamo, il nostro orecchio si abitua al suono e abituandosi al suono poi è capace di riprodurlo, perché non ci dimentichiamo che nella lingua c'è una cosa fondamentale che è la fonetica. Quindi ascoltando questa lingua tutti i giorni ai nostri genitori o da chi ci circonda, cominciamo a imparare la fonetica, i suoni di questa lingua, ok? E cominciamo a replicarla. E andiamo poi con il visivo ad associare una determinata fonetica a determinati oggetti. Questo è come un bambino inizia a parlare. Perché? La gente sbaglia quando studia inglese, perché invece di prendere un approccio come lo hanno i bambini, come lo aveva da bambino, vorrebbe tradurre la lingua, ma non è il risultato giusto. Mi sono un po' perso perché è un argomento abbastanza complesso, ma so che vuoi risposte. Andiamo un attimo a vedere cosa ho fatto per iniziare a parlare inglese. Ho riprodotto quello che facevano i bambini. All'inizio mi sono messo ad ascoltare canzoni, audio, dialoghi in inglese e sottotitoli in inglese. Non ha importanza che non capivo, il 90% non capivo niente. Va bene, dovevo abituare il mio orecchio alla fonetica della lingua inglese, dovevo fare una full immersion, ok? E ho cominciato quindi a vedere, sentire solo in inglese. Poi ho avuto il primo salto di qualità, però ancora era molto preciso, non riuscivo a comunicare, ok? Riuscivo un po' di più a capirlo, ma non riuscivo a comunicare. Quindi c'è stato il secondo passo. Cosa fanno i bambini dopo che associano e creano un po' di fonetica? Cominciano a parlare, cominciano a comunicare. Ora, ovviamente, trovandomi allora in Italia, non avevo molta gente con cui comunicare in inglese. Quindi ho scaricato un'applicazione che è gratis per iPhone, credo a pagamento, 5 euro al mese, comunque una cifra di tutto rispetto per poter imparare inglese, che si chiama Tandem. Questa applicazione ti mette in contatto con altre persone di altre lingue e funziona per scambi linguistici. Tu potrai parlare con magari un inglese o un americano o un francese che parla inglese e vuole imparare l'italiano. Quindi tu nel tuo profilo metterai le lingue che conosci, nel tuo caso l'italiano, e le lingue che vuoi imparare, nel caso inglese. L'algoritmo funziona un po' come un'applicazione, come un social network che ti fa incontrare altre persone, ti mostrerà le persone che invece vogliono imparare l'italiano e insegnano inglese. Ti chatti con loro, cominci a fare amicizia, parli. La cosa bella di quest'app è che c'ha la funzione che nei messaggi la persona con cui stai comunicando potrà correggerti le frasi o le parole grammaticalmente. Quindi è un'app che permette un insegnamento a 360 gradi. Tra l'altro ha l'opzione per videochiamare, ha l'opzione per i vocali, tutto ciò che ti serve. Sarà anche una buona possibilità per conoscere nuova gente e per usare l'inglese. Ovviamente non devi entrarci una volta a settimana, devi farti delle amicizie e parlare tutti i giorni, almeno una, due, 3 ore al giorno, più possibile se vuoi avere risultati, ok? Io sto utilizzando Tandem, ho iniziato ad utilizzarlo intorno ad agosto. A gennaio, diciamo che se sapevo 3 di inglese, a gennaio sapevo 7, sapevo 6, ok? Quindi è quello che mi ha dato lo slancio. Ovviamente poi arriva la grammatica, ok? Dopo che impari a capirlo, a sentirlo, devi imparare a scriverlo, ok? A parlarlo in modo corretto, se non vuoi rimanere il solito straniero che non sa parlare bene inglese. Quindi poi devi studiare la grammatica, ma questa viene dopo, che okay? Intanto comunichi, poi affini la tua capacità linguistica. Poi l'ultimo, diciamo, slancio che mi ha permesso di fare il salto di qualità è stato il andare a vivere in Inghilterra. Ho vissuto un anno in Inghilterra dove ho sistemato ciò che avevo imparato. Ovviamente il mio livello di inglese non è ancora ai livelli che vorrei, ma è a buon punto per parlare con fornitori, per parlare con chiunque, fare chiamate telefoniche. In ogni caso, nella mia giornata tipo c'è almeno un 40-50% di tempo in cui io ho a che fare con l'inglese, anche se ora, trovandomi in Italia, la maggior parte è scritto. Quindi, ragazzi, in sostanza, se volete imparare l'inglese, dovete fare altro che iniziare a fare una full immersion, a immergervi in questa lingua, specialmente nella fonetica e specialmente facendo nuove amicizie.
Cominciate anche a viaggiare, questo serve molto, però se non avete la possibilità, specialmente in questo periodo, scaricatevi Tandem. Se non è Tandem, un altro modo per entrare in contatto con persone che parlano inglese, che lo parlano bene, perché non hai bisogno di un altro italiano che non parla bene inglese perché non ti può insegnare. E poi non è molto il loro insegnamento, ma è cominciare a pensare solo con quella lingua, e questo fa la differenza. Perché quando vai su Tandem non è solo per avere le correzioni grammaticali che comunque sono importanti, ma è per cominciare a sforzare la mente, per cominciare a utilizzare il cervello in quella lingua, perché più usi quella lingua, più il tuo cervello si abitua a pensarla. Il segreto è pensare in quella lingua, smettere di tradurre. Se tu vuoi tradurre da italiano a inglese mentre stai a parlare, non ce la farei. È possibile che fai un dialogo con qualcuno, devo salutare lui, come si dice? Ciao, hello, hello, come stai? Allora, traduciamo, come? Oh, how? Cioè, no, non si può, non è questa la soluzione. Non devi tradurre, devi pensare. Il tuo cervello deve conoscere la lingua, deve conoscere la fonetica e utilizzarla nei momenti giusti, in modo automatico, come fa in modo naturale, ok? Tu devi arrivare a questo punto. Ok, ragazzi, spero che ho dato qualche consiglio. Oggi l'inglese è molto importante, soprattutto se fai business online. Vedo molta gente che ha difficoltà a parlare con i fornitori, parlare magari con clienti se vendono in USA o in altri stati dove si usa l'inglese. Non è possibile lavorare in questo modo. Se vuoi operare in America, devi conoscere l'inglese, se vuoi parlare in Inghilterra devi conoscere l'inglese, se vuoi parlare con i fornitori in Cina devi conoscere l'inglese. Quindi è un importante passo che alzerà il tuo livello culturale e che alzerà anche il tuo livello di business. Spero che i miei consigli ti saranno utili. Ricordati di iscriverti al canale se vuoi rimanere aggiornato sul mondo del dropshipping, sulla mia crescita personale, finanziaria, sulle mie esperienze che vado condividendo con voi. Ti auguro una buona giornata, ciao!